Dov'è? Vieni qua. Eccolo qua, signori e signori, questo ragazzo ha dimenticato il campanaccio? Ce l'hai il campanaccio? L'hai dimenticato? No, l'ho dimenticato. Ah, fantastico, da dove vieni? Da Verona, San Bonifacio. Ah, pensavo più da nord. No. Ah, ecco, è arrivato un amico che ti stima da dietro. Tantissimo. Ecco, i tatuaggi ricordano proprio un tuo passato. Sì. Difficile. Da Gescale alle 8. Come ti chiami? Marco. Da dove vieni? San Bonifacio. Lo sai che questo video andrà sul sito del convento? No. Adesso lo sai. Sei contento di questa cosa? Certo che sì. Tutto il mondo ti vedrà conciato così. Va bene, dai. Qual è il motivo per cui gli amici ti hanno vestito così? Perché mi sposo. Ah, per quello, cioè. Sì. Ma perché hanno scelto questo look? Perché faccio il menalate. Questo, cos'è che fai? Il menalate, il lattaio. Allora, il menalate. Ci fai vedere mentre meni il latte? Attenzione, guardate ragazzi, eccolo, guardate, un uomo che fa il menalatte, ecco, bellissimo. Oh. Ciao mamma. Ecco, vieni qua, gira, eccolo, così abbiamo dietro anche tutti gli amici del menalatte, che gli vogliono bene, mentre lo meno... Allora, più che menalatte è menato praticamente. Grandissimo, sei contento di tutto ciò? Sì. Ok, sì. Va bene. Salutiamo. Siamo che passo in pressa. Sì, più che menalate ti menano. Anche troppo. Va bene così, dai. Allora, attenzione. Salutiamo la tua futura moglie che si chiama? Giulia, brava Giulia che te lo sei preso, così hai il latte fresco tutti i giorni. Infatti. Bravo. Ciao. Ciao, vai. È andato. Se no ti menano troppo.